po' una sorta di vertigine e la trovai una donna molto sfaccettata, ricchissima di sfumature per il tempo in cui chiaramente è vissuta, no? Così c'era una... Esatto. E quindi per me una sorta di anti-eroina, anti-vittera, se vogliamo dire. E per questo per me è interessantissima, dove il lato umano è molto presente della donna, della femmina, ma poi c'è anche lo spirito che è quello comunque di una regina. Suo malgrado, lei non aveva deciso, voleva tutt'altro, lei voleva essere quello che era, lei con la sua modernità, lei voleva essere la persona che era. E questo nel 1350, nel 1400, è già una sorta di, la vogliamo chiamare una rivoluzione importante, no? Soprattutto per quanto riguarda una donna. Quindi questo aspetto l'ho trovato, oltre che bello, eroico, forte, e non per, questo privo di una grandissima sensibilità. Come tutte le persone ricche di sfaccettature, di sfumature, inserite in un contesto storico che invece le vuole costrette, no? Una strada che va percorsa in quel modo e con quelle tappe, per me lei in qualche modo, a parte quella di obbedire tra virgolette a suo padre, che comunque non è un segno di debolezza, in quel caso in quel tempo è un grande segno di rispetto. Non credo che avesse alternative. Non aveva alternative, lo trovo comunque un gesto coraggioso. Quindi poteva fare, poteva intraprendere quella strada, cioè quella che suo padre in qualche modo le impone, e quindi negare se stessa, seguire quella. E invece no, lei si ribella, quindi segue quella strada e anche le vedremo che la segue anche in qualche modo egregiamente, ma non rinnega il suo essere Violante. Violante è donna, donna, persona, in quel tempo. E per me questo è veramente emozionante. Andrea. Allora, Andrea ha messo in piedi, lui è laureato in filosofia e della filosofia, con questa grandissima persona, per la musica, ha messo in piedi un'associazione che si chiama La Parola della Musica, che intreccia il circolo. Buonasera a tutti voi, buonasera a tutta la sovrina, all'associazione Sperra, Stefanino, e tutte le comunità che hanno ascoltato questa festa. La Parola della Musica è un'associazione che nasce con l'intento di dedicare la musica alle altre discipline. La parola la comunichiamo più spesso, sia nel senso della letteratura, sia nel senso del teatro. Ma ci dedichiamo anche al cinema, alle altre arti visive, alla danza e alle altre discipline tutte che riguardano l'espressione. Perché vediamo la musica come un amplificatore continuo, espressivo. Da molto tempo ci dedichiamo alla letteratura sacra. L'episodio di questa sera rientra in questa ottica. Cioè, tra l'altro, la cosa bella è che si parla di autori viventi, contemporanei. Insomma, solitamente si tende a accettare che non c'è più, invece è stata una cosa bellissima. Sì, agli autori viventi, agli autori che ancora scrivono, elaborano, pubblicano, sono presenti negli auditorium, presentano i loro libri, fanno parte della produzione editoriale che in qualche modo viene proposta non solo in Sardegna, ma anche nel territorio nazionale, perché no, anche oltre. E a volte anche nei confronti degli autori storici. Fino ai giorni nostri, ma anche con un passo indietro, anche andando a scandagliare i secoli precedenti al XIX, e quindi opere letterarie anche misconosciute, spesso non sono quelle che oggigiorno sono presenti nel mercato, ancora di più, spesso sono misconosciute opere che riguardano la storia del nostro popolo. Il segreto del cielo è che sta nel rapporto tra la parola e la musica, un po' il giochino intorno al quale trasferiamo la carta, la parola scritta, statica,
fissa in scena, trasformandola in parola eterna, in parola vivente, in azione, in performance, in moralità, in ascolto. Vediamo questo.